Ben ritrovati sul canale, sono Fani e quelli che vedete qui sono i cassetti che avete visto in copertina. Sì, questa è proprio la fase iniziale, quindi partiremo dai pannelli di MDF da 12 mm e vedremo di tirarci fuori dei cassetti. Se tutto è andato come speravo, voi adesso state vedendo questo video, perché io ancora sono proprio agli inizi, quindi se il video è online, se voi lo state guardando, vuol dire che è andato tutto bene e ho pubblicato il video. Comunque, qui come potete vedere, mi sono fatto inviare online dei pezzi di MDF pretagliati per un discorso prettamente di spedizione. Potevo farmeli tagliare già a misura, ma dopo perdevo il gusto del fai da te, quindi mi sono fatto semplicemente tagliare in modo grossolano, diciamo, i pannelli per poterli usare e ottimizzare il taglio. Per progettare tutto questo ho utilizzato SketchUp e Cut List, ma di questo ve ne ho parlato in un altro video precedente, quindi andate qui in alto nelle schede e andate a vedervi qui il video sui miei consigli su come ottimizzare il taglio del legno e risparmiare soldi. Adesso invece ci occupiamo dei cassetti. Quindi la prima cosa che andrò a fare è seguire il mio schema e tagliare a misura i pannelli. Adesso che ho tagliato tutti i pezzi a misura, vado a fare le fresate. Come vedete lì ho già iniziato a farne qualcuna. Come faccio? Mi sono messo una guida, una dima fissata al bancone da lavoro grazie ai miei stop. Adesso il pezzo ve lo fermo e userò il rifilatore della Katsu. Se avete un banco fresa è meglio usare quello, ma adesso il mio è momentaneamente indisposto, quindi userò il rifilatore. Fresa da 12, in realtà l'ho misurata col calibro, 11,95, mentre i pannelli sono 12 abbondante, quindi probabilmente non entreranno. Dovrò in un secondo momento levigarli un pochino per farli entrare, però preferisco così, almeno vanno dentro bene incastro e non saranno, non balleranno. Quindi adesso vado a fare la fresata. Ho già impostato la fresa più o meno a metà pannello, quindi a 6 mm circa. Lascerò 1 cm dal bordo. Ma questo e andrò a fare appunto la fresata. E la prima parte è andata, cioè ho tagliato a pezzi i pannelli e ho fatto la sede per il fondo. Quindi ho tagliato tutti col katsu, perché il mio banco fresa è un attimino indisposto, quindi ho usato il Katsu. Non sono venuti proprio precisi precisi, però vabbè, dopo vedrò di sistemare quando andrò a rifinirli. Quindi adesso ho levigata, vediamo che ore sono e magari gli do anche una mano di fondo. Inizio già a dargli una mano di fondo. Ok, ho levigato i pannelli, ma mi ero dimenticato una cosa importante, cioè la maniglia, quindi adesso andrò subito a farla. Mi sono creato una dima con un pezzo con lo scarto, in modo da avere già un'idea di come verrà fuori, quindi verrà fuori una roba del genere. L'ho fatta con la sega nastro e adesso userò la fresa a copiare, montata sempre sul rifilatore, per creare i due frontali con la maniglia. Essendo una fresa con cuscinetto sotto, lascio la dima
nella parte inferiore e andrò a tenere il pezzo buono sopra per non sovraccaricare la fresa prima di andare a tagliare. Mi segno dove verrà fatta la maniglia più o meno. Adesso taglio grossolanamente questa parte qua con la nastro, così, e dopo andrò a rifinire con il rifilatore. Ok, dopo due mani di fondo ho dato la finitura con il colore, con lo smalto, altre due mani e poi ho assemblato il cassetto. Adesso il cassetto si presenta in questo stato, quindi l'interno è perfettamente verniciato e completo, l'esterno ho stuccato le giunture dove ho inserito le viti, quindi adesso lascerò che lo stucco si asciughi, poi darò una levigata, un'altra mano di fondo e due mani di smalto e dovrebbe venire come l'interno, come vedete che l'interno è completamente verniciato in modo perfetto. Ok, questo è il cassetto finito. Adesso ho tagliato un po' le clip perché sennò diventava troppo lungo. Comunque sì, ha dato due mani di fondo e due mani di smalto bianco. E neanche a farla apposta, ci ho azzeccato perfettamente con il colore della cucina. Allora, ho creato il mio mobile, il mio cassetto. Vado a misurare precisamente quanto è venuto finito. E da lì
mi vado a calcolare quanto fare di spessore per evitare che va a toccare nelle cerniere. Infatti, nel mio caso, io avevo calcolato un paio di centimetri, invece sono arrivato esattamente a 22 mm, quindi c'erano quei 2 mm che ballavano. Quindi aspettate sempre l'ultimo momento a fare gli spessori. Io adesso ne ho tagliati due di legno, così andrò a metterli. Sposto un attimo il cassetto che non si vede. Si vede qua? Lo vedi qua, Greti? Vado a metterle, andrò a metterne uno così, in questo modo, e poi appoggerò la guida qui. Così eviterò tutto l'ingombro della cerniera dell'antina e il cassetto dovrebbe aprirsi perfettamente. Quindi adesso prima cosa che faccio, vado a fissare questi due pezzi di legno, anzi inizierò con un cassetto, poi vedo per l'altro come fare le misure. Inizio con questo. Fisso le cerniere e inizio a montare il primo cassetto. Ok, ho fissato il pezzo di legno, adesso andrò a mettergli la guida. La guida l'ho lasciata giusto qualche centimetro sollevata da terra, non è così indispensabile, però mi sembra che sia sempre meglio lasciarla un pochino sollevata, non proprio appoggiata giù per terra. E oltretutto, di solito si mette a filo muro, a filo del profilo. Io sono stato giusto qualche millimetro più indietro. Male non gli fa, anzi adesso andrò a mettergli appunto a fissare la guida e poi passo dall'altra parte. Bene, il video è terminato, spero che sia stato di vostro gradimento. Io sono veramente soddisfatto di come sono venuti i cassetti. Sì, anzi, mi faccio pat pat sulla spalla perché sono sempre molto critico nei miei lavori. Invece questo mi è piaciuto molto, poi è piaciuto soprattutto alla mia cliente, quindi sono contento, è venuto molto bene. Quindi niente, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate.
Ci sono, ho fatto altri video ovviamente sui cassetti, questo è solo l'ennesimo che ho fatto, quindi se volete qualche dritta in più su come costruirli, non stavo che a ripetermi in un altro video, andate a vedere gli altri video, video, un altro video, e niente, vi trovate qualche dritta in più su come dimensionare cassetti e cose varie. Quindi ho voluto sperimentare nuovi materiali, nuove tecniche, però il risultato devo dire che è veramente eccezionale, quindi sono molto contento, molto contento. Quindi io vi invito a iscrivervi al canale, a spuntare la campanella, a seguirmi sui social come Instagram e Facebook. Chi mi segue su Instagram e su Facebook è rimasto già aggiornato, sa già dell'uscita di questo video, sa già tutta la procedura dei cassetti, sa già, rimane molto più informato rispetto che la costruzione che c'è dentro un video. Quindi vi invito a seguirmi anche sopra lì, anche su queste piattaforme. Bene, io non ho altro da dire, ci vediamo al prossimo video.